Se pensavate che gli alimenti affumicati, quelli buoni, si potessero comprare solo al supermercato, da oggi cambierete idea. Ebbene sì ragazzi, perché questa è la cucina delle meraviglie di My Personal Trainer, dove tutto è possibile, affumicatura compresa. Si tratta di una tecnica che in passato veniva utilizzata per lo più a finalità conservanti, mentre oggi viene sfruttata anche per conferire un sapore ed un aroma particolarissimo ai cibi. Quindi oggi vedremo come affumicare in casa. Partiremo da un classico, il salmone affumicato. Abbiamo detto che oggi vogliamo affumicare il salmone, quindi ho preso due belle fette di salmone freschissimo. E come si fa a fare l'affumicatura? Dobbiamo munirci di legni. Io vi consiglio legni aromatici, ad esempio salvia, rosmarino, dei rametti di timo, sempre essiccati, così come essiccate dovranno essere eventuali altre foglie aromatiche che andrete ad utilizzare. Ad esempio l'alloro, e io vi consiglio anche di prendere delle pellicine, chiamiamole così, dell'aglio, ok? Che aiuteranno anche a formare il fuoco, perché prima dovremo formare un po' di braci, ok? Bene, vi raccomando, non utilizzate legni verniciati o trattati chimicamente, altrimenti poi quel trattamento specifico che è stato eseguito alla pianta passerà nell'alimento, che è sbagliatissimo. Prendiamo una ciotolina in terracotta oppure in ceramica, quello che avete, basta che non sia di plastica perché poi andremo ad accendere il fuoco qui all'interno. La foderiamo con un foglio di carta alluminio con la parte lucida rivolta verso l'alto. Questo ci servirà per evitare di rovinare la ciotolina. Bene. E iniziamo a sistemare tutti i legni aromatici qui all'interno. Secchi, altrimenti se li utilizzate freschi non prenderà fuoco, ok? Li spezzettiamo un po' con le mani così. Ho sistemato per bene tutti i legni e le erbe aromatiche. Adesso, per favorire un po' il fuoco, vado ad inserire dei pezzettini di carta assorbente o carta normale, insomma, non troppi. E ora la parte più divertente. Andiamo direttamente in forno. Io qui fra l'altro mi sono preparata anche un estintore, che non si sa mai, va bene? Prendiamo il nostro bel salmone. Andiamo a sistemarlo su una griglia che abbiamo posto sul secondo ripiano a partire dal basso. Lo sistemiamo qui, così. Potete chiaramente affumicare quello che vi piace di più, anche il formaggio, anche la carne e anche più cibi insieme. Sistemiamo la ciotolina con le erbe aromatiche, secche, e diamo fuoco. La fiamma dovrà estinguersi completamente e dovrà rimanere sotto la brace calda, e si formerà, vedrete, un fumo molto intenso, molto denso. Diamo fuoco. Soffiamo. Vedete che pian piano la fiamma si esaurisce. E adesso infiliamo il tutto qui dentro, quindi la nostra ciotolina con le erbe aromatiche deve essere sotto l'alimento. Chiudiamo e lasciamo affumicare circa 2-3 ore in base al grado di intensità di affumicatura che noi desideriamo. Se volete un'affumicatura ancora più intensa, io vi consiglio di accendere il fuoco un paio di volte nell'arco, insomma, di 2-3 ore. Dopo 3 ore di affumicatura questo è il risultato. Io ho acceso il fuoco 2 volte. Come potete notare, la colorazione è diventata leggermente più accesa, però questo dipende sempre dal tipo di pesce in questo caso, oppure di alimento che andate ad affumicare. Adesso non vi resta che mettere in pratica i miei consigli e divertirvi nel trovare l'abbinamento di legni aromatici migliore dal vostro punto di vista. Una prima cosa però, prima di lasciarvi, mi sento quasi in dovere di dirvela. Come sappiamo, l'affumicatura non è proprio una tecnica di preparazione così salutare, anche perché durante la formazione del fumo si creano dei composti aromatici potenzialmente tossici per la nostra salute che vengono a contatto con l'alimento.
Per questa ragione io vi consiglio di non consumare cibi affumicati così di frequente, però è anche vero che è la dose che fa il veleno. Di tanto in tanto un cibo affumicato non può certo nuocere gravemente alla salute. Ricordatevi che la moderazione è sempre la chiave di tutto.